Ciao ragazzi, sono Mystix, ADV Production. Oggi sono davvero molto molto felice di presentarvi questo nuovo plugin. Si tratta del AQFiend della Blue Cats Audio. L'ho già testato, già provato, se vi ricordate, al NAMM Show 2020. Se avete visto il video, sono rimasto davvero stupefatto perché Guglielm, se non so se l'ho pronunciato bene, della Blue Cats Audio, mi ha chiamato e mi ha detto appunto: guarda che ho un nuovo plugin da presentarti, se vuoi passare a provarlo. Sono passato al NAMM e sono rimasto davvero stupefatto perché è davvero la svolta, secondo me, nel digitale. Allora, che cosa fa questo plugin? Crea dei feedback basati su quello che state suonando voi, e potete anche andare a manipolare un po' di cose che adesso io vado a introdurre. Prima di iniziare la recensione vi dico che potete supportare questo canale ovviamente iscrivendovi al mio canale YouTube e attivando la campanellina, ma potete supportare questo canale ancora meglio iscrivendovi con il link in descrizione della mia pagina Buy Me a Coffee. In questo modo supporterete questo canale permettendomi di portare sempre dei oggetti, plugin, amplificatori, quello che sia, interessanti per voi, e otterrete ovviamente anche dei benefici. Quali sono questi benefici? Otterrete il 30% di sconto per sempre sul sito Presets for All, dove potete scaricare ovviamente guitar preset, bass presets, impulse response, DAW template, un sacco di roba utile per la produzione musicale. E ancora entrerete di diritto nel database per i giveaway. Ci saranno dei giveaway solamente per gli iscritti alla mia pagina Buy Me a Coffee, quindi iscrivetevi perché sennò non potete partecipare ai giveaway. Ok, torniamo alla recensione. La svolta è perché praticamente nel digitale è impossibile creare dei feedback, perché il feedback è di natura analogica, ovvero quando voi suonate a volumi molto elevati. Quindi prima cosa, dovete suonare a volumi elevati, dovete avere uno speaker che emette un suono e stare voi davanti al vostro speaker, davanti alla vostra cassa 4x12, 2x12 che sia, e creare appunto questo loop, questo feedback tra lo speaker e i vostri pickup. Va praticamente in loop, o si crea quell'effetto Larsen che si chiama anche, e quindi avete bisogno appunto di qualcosa di analogico, nel senso che comunque il vettore è la frequenza emessa da un speaker, quindi dovete comunque avere una cassa che emette il vostro suono e andare a riprenderlo. Questo plugin invece risolve questo problema e non avete bisogno di praticamente uscire in analogico, ma rimanete tutto quanto in digitale all'interno, e vi anticipo che suona veramente veramente bene. Allora, andiamo a vedere innanzitutto l'interfaccia di questo plugin. Abbiamo in alto la possibilità di andare a scegliere alcuni preset che ci sono già qui. Come vedete possiamo scegliere un guitar natural feedback, ci va a creare la feedback della seconda, della terza, della quarta, della quinta, un guitar sustainer per avere un feedback infinito, creare delle armonie, creare un effetto V-bow che sarebbe quell'aggeggino lì magnetico che vi crea praticamente praticamente suonate la chitarra senza andare a plettrare. Adesso non voglio entrare nel dettaglio. Comunque io mi sono fatto il mio preset, che si chiama qua Med Feedback, perché ho detto che secondo me questi parametri sono quelli migliori per me. Andiamo a vedere. Qua in centro avete uno speaker, potete attivare o disattivare appunto il plugin. Possiamo andare a scegliere, ruotando lo speaker, andiamo a scegliere che tipo di feedback vogliamo, se vogliamo che ci faccia una terza, una quarta, una quinta. Ad esempio, una quarta, io suono la mia nota e il feedback mi ha riprodotto la quarta di quella nota qui, oppure la quinta, oppure se andiamo sulla seconda, che è quello che avete sentito anche nell'intro, diciamo che è quella che mi piace di più, la seconda, ed è anche quella che secondo me è più naturale che venga fuori quando noi facciamo un armonico, un feedback. Possiamo ovviamente decidere quanto segnale dry, quanto segnale wet, quindi decidere quanto di feedback andare a riprodurre. Possiamo andare a decidere il tempo, quindi il fade in e il fade out, quindi dopo quanto tempo interviene il feedback. Se io metto ovviamente al minimo, come suono, interviene subito il feedback, e ovviamente questo non è tanto naturale, quindi lo alziamo un po' per avere un pochettino di tempo di intervento. Ovviamente quando va a intervenire il feedback vediamo questa sfumata di rosso, che vuol dire che si sta praticamente accendendo il nostro speaker. E lo stesso anche con il fade out, se vogliamo che finisca proprio
così netto, oppure se andiamo a farlo finire un pochettino più dolce, no? Così è molto dolce. La threshold andiamo noi a decidere, come tutte quante le threshold, come se fosse un compressore, praticamente sotto quale livello può intervenire il feedback, perché praticamente se noi teniamo i nostri pickup aperti è possibile che se noi andiamo a mettere la threshold molto bassa si inneschino questi feedback, e ovviamente noi non vogliamo questi feedback qua, ma vogliamo soltanto quando andiamo a suonare forte. Quindi alziamo un po' la threshold, prima non mi ricordo quanto fosse. Ok, perché se io vado a suonare piano non interviene, perché sto suonando piano, cioè voglio che intervenga il mio feedback soltanto quando suono bello forte e deciso, quando faccio un assolo praticamente. Ok, allora ritorniamo alla... Ovviamente possiamo anche fare il sub, quindi ci farà praticamente un'ottava di quello che noi suoniamo. Adesso suono magari una corda alta. Anzi, forse sono due ottave. Comunque, io lascerei adesso sulla seconda. Ok. Passando dall'altra parte vediamo la sensitivity. Allora, abbiamo due controlli, l'attack e il pitch. Attack ovviamente ci determina la tipologia di risposta del feedback, mentre il pitch è una cosa molto importante, perché se io metto il pitch, diciamo, a zero, quando creo il feedback, posso fare i miei vibrati e vado a cambiare il feedback, il pitch del feedback. Se io invece vado ad aumentare il pitch, questa caratteristica mi viene sempre meno possibile farla. Vedete che se vado troppo ad aumentare il mio vibrato, si chiude il feedback. Se io metto al 100%, come io muovo leggermente la corda per fare un vibrato, si ferma il feedback. Vedete che è terminato? Appena mi provo a fare un vibrato, si stacca. Quindi io lo preferisco più naturale possibile, quindi il pitch lo tengo abbastanza basso. Un'altra cosa che noi possiamo andare a modificare è la scala, che è davvero molto molto utile, perché praticamente possiamo andare a determinare in quale scala del nostro manico possiamo far attivare il feedback o meno. Ad esempio, non vogliamo il feedback sulle corde troppo gravi. Io vado ad alzare ad esempio la mia scala e lui mi va a riprodurre il feedback solamente su quella scala lì, non su queste scale qua sotto. Ovviamente va a prendere la stessa nota e mi riproduce il feedback. Possiamo ovviamente decidere di trasporre il nostro feedback in qualsiasi modo, davvero possiamo manipolare tantissimo. È una figata, perché davvero nel mondo digitale mancava questa cosa, perché ovviamente, come ho spiegato prima, dovete avere lo speaker, come ho in questo momento, però dovete avere dei volumi molto elevati per innescare un feedback. Di certo a volumi in casa non potete crearvelo, quindi è davvero una figata, perché potete registrare creando anche feedback all'interno. E che feedback? Bellissimo, ci starei qua tutto il giorno a giocarci. Ok, la terza. (Susurra)
Ok ragazzi, vi lascio il link in descrizione, potete provarlo, scaricarlo, provare voi questo plugin, secondo me è davvero la svolta e secondo me è forse anche l'unico che ha ideato questo tipo di plugin, credo sia l'unico, credo. Comunque, link in descrizione, Acufluent della Blue Cats Audio, davvero perfetto. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, come sempre ci vediamo al prossimo video.